puoi appoggiare o fai con te. Dico per te. Non vengono i crampi. Sì, appunto. Luca Pizzini, campione italiano dei 200 rana, con un pizzico di, così, di delusione, immagino, per non avere segnato quel tempo fatidico per i mondiali. Sì, sì, è il settimo titolo italiano di fila che vinco e sono contentissimo comunque. Non mi ritengo soddisfatto della gara perché stamattina stavo molto bene, ho controllato molto, pensavo di poter fare un po' meno, invece probabilmente ho nuotato non nuotando a risparmio, tra virgolette, come nuoto di solito, l'ho accusato un po' l'ultimo 50, infatti poi ho visto i passaggi e sono proprio imploso l'ultimo 50, invece a Glasgow mi ricordo gli ultimi 50 di semifinale, finale, stavo molto meglio, sì. Sì, non sono soddisfatto, cioè, 2-10-1, pensavo se proprio non avessi dovuto fare il tempo, 2-9 basso, 2-10-1 lascia proprio l'amaro in bocca. Come si raddrizza questa stagione? Ah, lavorando, dimostrando che si può fare molto meno, dimostrando che si può fare un tempo degno di una finale mondiale. Non mi resta che lavorare come ho sempre fatto. Ovviamente tu guardi sì a Guangzhou, ma l'obiettivo è quello olimpico, no? Sì, sì, l'obiettivo principale dell'ultimo anno e mezzo è quello olimpico, che penso sia il momento clou di tutti gli atleti del mondo. Sicuramente passare per il mondiale è una tappa fondamentale, quindi ce la metterò tutta da adesso in avanti per fare il tempo dove si può farlo e vediamo di andarci. Grazie, ciao.